pare che abbia sofferto più la Fermana, sinceramente. Sì, di sofferenza, è stata una partita, penso la miglior partita che abbia fatto quest'anno, e calcio è bello per quello, calcio è bello per quello perché abbiamo dominato l'avversario e nonostante a Siena poteva perdere 4-0, oggi poteva vincere 4-1, e calcio è così, bisogna prendere atto del fatto che abbiamo fatto, cioè oggi è stato veramente straorgoglioso della nostra squadra qua, perché non abbiamo mai alzato palla, l'abbiamo sempre giocata, l'abbiamo giocato dentro. Vorrei vedere se ci sarà il dato del possesso palla per capire, no? Purtroppo l'avversario ha capitalizzato tutto e queste partite qua non sono facili poi da non perdere, perché la dinamica è stata quella lì, però se andiamo a prendere gli episodi sono stati tantissimi a favore e non mi va di parlare dell'arbitraggio perché non l'ho mai fatto, insomma, ecco. C'è una, diciamo che capitano giornate storte agli attaccanti, ai portieri, anche ai direttori di gara, insomma, nel senso che a termine di regolamento c'era un rigore netto, ma è un fallo di mano, una parata praticamente, se non è stata vista probabilmente, un cross che non era per le leggi della dinamica, poteva mai uscire, e su quale abbiamo fatto gol, ed è stata sbandierata una palla che è uscita, che non è uscita. Un fallo sulla loro prima punizione molto generoso. Insomma, quando le partite sono così, poi non è mica facile poter, ci abbiamo messo del nostro nell'episodio del calcio di rigore, perché sicuramente abbiamo fatto un errore. Poi abbiamo fatto un errore in una partita e abbiamo fatto tantissime cose buone. Alla fine ci prendiamo il punto che, come sempre succede nel calcio, bilancia il punto che abbiamo fatto a Siena. Siena abbiamo fatto una partita in difficoltà e probabilmente per quello che si è visto sul campo si poteva uscire con 0 punti, abbiamo fatto 1, oggi sicuramente si meritava i 3 punti e abbiamo fatto 1 e andiamo avanti, perché questa partita qua secondo me deve dare grande consapevolezza ai ragazzi di quello che sanno fare, perché oggi è stata la partita in cui ho visto la mia squadra dal primo all'ultimo minuto sempre e comunque sapere cosa fare, cercare di farlo e trovarsi in una partita, ripeto, con un tasso di difficoltà nel gioco puro, perché loro erano bravissimi a rompere gioco, lo sapevamo, è molto alto, però oggi sono veramente soddisfatto e orgoglioso di questi ragazzi qua. Oggi veramente abbiamo visto che sono dei motivi che non ha mai perso la testa, dei momenti più difficili dove praticamente sembrava quasi che non avesse fregato, perché un po' la palla di quell'entrare, poi l'arbitro, però anche io credo che è stato un ottimo video, veramente sul petto che alla fine ormai, ecco, non so se in parte hai già risposto, però insomma, rispetto ad altre prestazioni come... No, ma oggi è la partita che te vedi questa partita e dici, boh, siamo sulla strada giusta. Te esci da Siena e dici, cavoli, è così, è dura, no? Lasciamo stare poi valori, situazioni, che poi abbiamo visto che è un campionato dove ogni domenica si inizia una partita nuova e non è che ci sono delle cose tanto scontate, tanto vere all'inizio, però oggi secondo me, poi ribadirei anche la partita di chi è entrato in campo, cioè chi è partito e chi è entrato, abbiamo fatto dei cambi tutti quanti pesanti e la squadra non ha mai staccato la testa dall'obiettivo, anche sul 2-1 per loro, anche dopo che ha preso l'incrocio dei pali e sembrava che proprio fosse una giornata stregata, e abbiamo fatto gol, non è che abbiamo fatto un gol perché se lo sono fatti gli altri, abbiamo fatto un gol su un'azione vera e questo è sicuramente grande, grande motivo di soprattutto e di orgoglio. Forse lì sì, possiamo migliorare, sono d'accordo, possiamo migliorare. Poi noi abbiamo fatto quest'anno 2 gol su sviluppo di calcio d'angolo, su palle rimesse in mezzo, però abbiamo tanta struttura e secondo me dobbiamo migliorare nella qualità della giocata e nei tempi di entrata, soprattutto nei tempi di entrata verso la porta. Alle volte siamo un po' precipitosi nel posizionarci, non la viviamo mai come una grande occasione da gol. Cioè l'avversario secondo me la vive, specialmente oggi, se andiamo a vedere uno ne ha tirato, penso, o due, non lo so, calci d'angolo,
uno prima del gol, e si vedeva, no, l'avversario che arriva in area con l'idea di dire questa è la mia occasione, anche perché era probabilmente l'unica. E te tante volte sei abituato a tenere la palla, e questa cosa qui, poi lo dico sempre ai ragazzi, psicologicamente alle volte ti dà un po' involontariamente l'idea che stai battendo un corner, ok, vai lì, provi a fare le cose, però non è una, non la vivi come una grande occasione. Invece secondo me dobbiamo essere più bravi, perché abbiamo più, abbiamo struttura, abbiamo giocatori che possono far bene. Sono d'accordo, possiamo migliorare questa cosa qua. Combattuta direi sicuro, no? Mi ha fatto una partita come terza partita a dei ritmi importanti, sapevamo che veniamo a giocare contro una squadra forte, e penso che abbiamo ribattuto colpo su colpo. Ci rimane un po' di rammarico in bocca perché siamo arrivati quasi alla meta, purtroppo abbiamo preso un gol nel recupero che ci ha un po' penalizzato per il momento della partita, che era in quel momento. Poi dopo che Rimini nel contesto possa aver meritato di fare il pareggio, questo qui sicuro, ma penso che la Fermana abbia fatto una grande partita contro una grande squadra. Hai detto alla visita che la Fermana non sarebbe venuta qua ad arroccarsi, la sensazione è stata un po' diversa oggi. State arroccati? Quante occasioni da gol abbiamo fatto? Poche noi? Sì. Rimini ne ha fatte molte? Sì. Beh. A 90 minuti eravate in 10 per prima della palla, se non erano casi quello. Certo. Allora sta settimana vieni su martedì che mi dai una mano. Proviamo a stare un po' più fuori. E io ti ho risposto. Se non sai cosa fare, martedì mattina iniziamo l'allenamento, vieni su e iniziamo a lavorare. Il Rimini spende 6 volte, 7 volte la Fermana, tu lo sai? Lo sai? Ok. Beh, allora, già una squadra che lotta per salvarsi, e ha detto, avete fatto 2 gol su 2 palle native, poi un altro paio di situazioni importanti, penso che come squadra che si deve salvare ha fatto una buona partita. Poi dopo io guardo anche le altre partite, le squadre che si devono lottare per salvare, io penso che a Rimini facciano più fatica e creano un po' meno di quello che crea la Fermana. Poi dopo io le guardo quando verrà San Donato Tavernelle, quando verrà la Recanatese, se sapranno fare 2 gol a Rimini e creare altre 2-3 occasioni, io penso che le altre squadre facciano più fatica che la Fermana. Sicuramente c'è stata una strattonata in area sia su di me sia su Divano, però l'arbitro ha già fatto queste scelte, non ci dobbiamo creare questi alibi, purtroppo per lui è stata una giornata no, noi dobbiamo esaminare i nostri errori e andare avanti. Invece sul gol arriviamo alle volte liete, perché subito dopo, insomma, alla fine quella rabbia ti ha portato a fare quel bel gol. Sì, sapevamo che era una partita difficile, che loro si chiudevano tanto dietro, e ho trovato l'inserimento giusto su una grande palla di Gabbianelli e abbiamo trovato il gol. Sono contento, però dai, sono contento soprattutto perché abbiamo recuperato una partita difficile, abbiamo dimostrato che siamo un grande gruppo e che abbiamo tanto cuore. È stato veramente un peccato, no? Non uscire mai volte, anche perché mai tirato in porta veramente. Eh sì, però la partita è fatta di episodi. Loro sono stati bravi su calcio e punizione all'inizio e dopo quel rigore. A noi i rigori non ci sono stati dati e quindi ti dico, siamo stati bravi a recuperarla. Ci teniamo stretto questo punto e pensiamo subito alla prossima. Sono doppiamente felice sia a livello di squadra che per me, perché è stata un'iniezione di fiducia di cui avevo bisogno, perché venivo da 2 infortuni alla coscia, sia dietro che davanti, quindi non sono stati momenti facili, soprattutto per la squadra, perché comunque diamo continuità ad una serie di risultati che sono molto importanti per non perdere, cioè per non perdere l'entusiasmo. No, no, certo, noi non dobbiamo mai accontentarci, perché sappiamo che abbiamo le qualità per ottenere sempre il massimo contro ogni tipo di squadra, però penso che
anche questo punto qua ci debba dare consapevolezza, perché siamo una squadra esperta che sappiamo che la continuità, soprattutto in questo campionato, alla lunga può fare la differenza. Ci racconti un po' il gol, come l'hai vissuto, anche perché è stata una bellissima azione. Sì, ho visto Gabbia lì tra le linee, lui è stato bravo ad andare sul fondo a mettere questa palla lì sul dischetto, e io poi mi sono girato, ho visto la porta e ho calciato, e poi sono esploso di gioia, anche se ho fatto una piccola sciocchezza, perché ora a mente fredda avrei dovuto non togliermi la maglia e andare a recuperare la palla perché mancavano ancora un paio di minuti per fare l'ultimo assalto alla vittoria, però è andata così e ci teniamo a questo punto. Da dentro al campo avevamo la partita in mano, anzi l'abbiamo avuta per 90 minuti, quindi sono d'accordo con quello che ha detto il mister, dove abbiamo avuto il controllo e il dominio per 90 minuti, poi per come si era messa la partita, alla fine è stato un pareggio importante, che vale tanto. Se guardiamo però la partita che ha fatto il Rimini rispetto a quella che ha fatto la Fermana, ci lascia un po' di amaro in bocca, perché sono due punti persi da questo punto di vista. È anche vero che trovano un po' di fallo per questo partito, no? Contro un'avversaria come il Sì, continuità. Non sarà l'unico. Certo, assolutamente continuità a fare punti è sempre importante. E poi ogni partita in questo campionato è difficile, non bisogna mai sottovalutare nessuno, noi non l'abbiamo mai fatto, e quindi siamo sulla strada giusta, dobbiamo continuare a lavorare, e poi è normale che noi andiamo in campo sempre per prendere i tre punti, fare la nostra partita, poi oggi è andata così, ma insomma il percorso è quello giusto. Gli episodi in ogni partita sono fondamentali, spostano gli equilibri, poi comunque la Fermana lo sapevamo, l'abbiamo studiato in settimana, è una squadra che non fa giocare benissimo l'avversario, e comunque noi oggi abbiamo giocato il nostro calcio. Venivamo anche a tre partite in una settimana, quindi anche le energie nervose, le energie fisiche si fanno sentire, quindi secondo noi abbiamo fatto un'ottima partita. E ci dispiace solamente per aver preso il punto, che però, come dico prima, per come si era messa la partita, è un punto importante. Avete là davanti uno degli attaccanti dal punto di vista fisico forse più importante della Serie C. State lavorando quanto per servirlo un po' meglio? Parlo a livello di cross. Abbiamo attaccanti importanti. Sì, però intendo lui dal punto di vista, ma ci si aspetta il gol di testa che prendono davanti su questa squadra. Certo, noi cerchiamo di creare il più possibile, anche per mettere in condizione, oltre a Michele, tutti gli attaccanti per poter segnare. È chiaro che in queste partite magari serve un po' più di lucidità, un po' più di precisione per cercare di servirlo al meglio, però io penso che abbiamo creato tanto. Abbiamo messo in condizioni i nostri compagni di far gol, poi siamo anche sfortunati, abbiamo avuto delle occasioni, qualche episodio arbitrale un po' così strano, e diciamo anche la traversa che abbiamo preso. Insomma, secondo me, oltre ad aver giocato un bel calcio, abbiamo servito gli attaccanti anche in maniera ottima.